Ciao ragazze, benvenuti o bentornate in questo nuovo video. Non so perché mi è venuta voglia di registrare un video e quindi sono qui davanti alla finestra che vediamo se ci sono delle scritte che si ricordano di questa postazione quando mi mettevo seduta davanti alla finestra. C'era un po' il periodo in cui molti lo facevano e anche la cosa mi piaceva farlo, quindi ho ripreso quella tradizione e sono qui, voglio truccarmi insieme a voi. È un orario strano perché sono le 3:46, però tanto le giornate sono tutte uguali, quindi qualsiasi ora va bene. Mi ero già truccata stamattina, ma siccome mi ero già truccata stamattina, ho fatto un trucco un po' più elaborato, proprio mi ero struccata perché lo faccio off camera. E quindi adesso facciamo un trucco da giorno, una cosa così per passare il tempo, per parlare, per aggiornarci come state e come prosegue. Ormai dobbiamo stare in casa fino al 3 maggio, però la cosa sinceramente non mi pesa perché io sono tra quelle persone che stare. Ok, sì, certo, ci sono i periodi, no, in cui vorrei uscire, certo, vorrei andare al lago, vorrei godermi la vita, beh. Però sinceramente adesso come adesso io che posso voglio stare a casa, inizio a truccarmi perché sennò parlo e basta. Allora vado a mettere tanto apro questa palette che però poi vi mostro per lo specchio, vado a mettere il fondotinta, vado a metterne un pochettino giusto per uniformare per voi, metto giusto due pump. E vorrei uscire, vorrei fare le cose tutti i giorni, ma siccome devo stare a casa, sono in salute, siamo tutti in salute, non ci costa niente, se è l'unico modo per far passare ciò, restare a casa, io non è che, io lo dico sempre, cioè non è che ci stanno chiedendo chissà cosa, poi a me appunto non mi pesa la cosa di stare a casa, ho la fortuna appunto di vivere con la mia famiglia, quindi non sono da sola, ci facciamo forza vicenda, e chi è da solo fate in modo di tenervi sempre compagnia. Adesso veramente c'è di tutto, possiamo veramente, si può passare la vita attaccati alle videochiamate, al telefono, possiamo sempre stare connessi, quindi chi è da solo sfrutti la cosa che adesso possiamo farlo. E so benissimo, posso immaginare che è dura da soli veramente, perché comunque. Però facciamoci forza e pensiamo al momento in cui potremo finalmente uscire. Allora, poi vado a mettere la cipria e vado a mettere questa qui di Kiko. Allora, poi, siccome mi trucco sempre con i soliti trucchi, ma io mi ricordo, cioè, mi ricordavo. Avevo preso a inizio anno, a gennaio forse, da OVS questa palette che forse ve l'avevo mostrata in un video. Inizio gennaio? Non mi ricordo. Comunque è di Love Revolution, la Praline, ed è una palette tutta di contour blush illuminanti. L'andremo a utilizzare sia appunto come questo che anche come palette occhi. Allora vado a prendere questo per fare il contour. Comunque, mamma mia, ho preso troppo. Comunque, allora, cosa parliamo? Parliamo di come avete passato Pasqua in casa, se l'avete passata in famiglia, se l'avete passata da sole, come l'avete passata, raccontatevi. Io appunto in famiglia, ho la fortuna appunto, l'ho già detto, e l'ho passata molto tranquilla, abbiamo fatto, vabbè, il pranzo di Pasqua, queste cose qui, e nella follia che Pasqua era ieri, ho tagliato i capelli perché sono caduta anche in questa follia, cioè più che tagliato non è che ho fatto chissà cosa, ho solo regolato, vedete, le punte, perché io avevo a settembre li avevo tagliati, io volevo il caschetto, solo che per la mia forma del viso il caschetto non mi starebbe benissimo perché ho il viso comunque allungato un po' più, e quindi non so se si è resa l'idea. E quindi mi ha fatto la mia parrucchiera un po' corto dietro che veniva giù un più lungo, non tantissimo, cioè non si vedeva tantissimo questa cosa, però siccome per adesso mi erano cresciuti e avevo due cosi un po' più lunghi qua, allora ho preso la forbice, l'ho tagliato e devo dire che mi piacciono.
Anche se il colore no, perché boh, sta diventando un giallino che appunto dovrei andare a rivedere il colore. Dovevo andare iniziata la primavera, però ovviamente siamo in casa e la cosa non è possibile. Vado a mettere il blush, questo qui, che è un blush illuminante, che mi piace. E poi, no, li ho tagliati e poi dopo ho fatto un impacco all'olio d'oliva, perché appunto non ho maschere di Sephora. Io amo le maschere di Sephora per i capelli, solo che appunto non le avevo, non volevo ordinarle da Sephora, che sinceramente non mi sembra il caso. Un'ambulanza. Bene. E quindi appunto me lo sono fatta io, ho cercato su internet e ho cercato impacco per capelli all'olio d'oliva e miele. Mi ha fatto strano questa cosa del miele. Ho messo il blush, ora vado a mettere l'illuminante, andrò a mettere questo qua bianco che mi piace un sacco, che è veramente un colore strano, però mi piace perché dà veramente una luce bellissima. Molto, e non lo metto su tutto il naso, ma lo metto solo sulla punta. Ho un po' esagerato, aspettate, vado a prendere quello della cipria, ok, così. Ok, ci siamo. Comunque, stiamo parlando di impacchi per i capelli. E appunto ho fatto questo impacco di olio e miele. L'ho tenuto su un'ora, sì, un'ora, cioè, mezz'ora, 40 minuti. E devo dire che ha funzionato. Li vedo un po' più morbidi, devo essere sincera. Però poi non è che si può fare miracoli. Lo fanno le maschere di Sephora, però comunque è tutto naturale. Quindi ve lo straconsiglio. Ora sto andando a fare un po' di sopracciglia, ma nulla di che. Ma non, in questo periodo sto facendo le sopracciglia molto naturali, ovvero facendo proprio pelettini per pelettini, andando a ricreare un po' la mia forma, ma nulla di che. Vedete? Vedete? Proprio vado a ricreare un po', ma non faccio nulla di che, eh. Vado giusto un po' a riempirle, ma non voglio. Perfetto. Diciamo che queste sono le sopracciglia in quarantena. Molto naturali. Poi direi di passare agli occhi. Come occhi andremo a utilizzare allora nella piega, ovviamente questo che ho usato per il contour, che è appunto la tecnica che faccio anche con il bronzer mio, quello singolo, perché appunto mi piace utilizzare lo stesso colore e vado appunto a metterlo, li faccio già diretto. Prendere, no, questo, e vado a prendere questo rosa, questo qui, scusate, questo, e vado a metterlo, vedete, sulla palpebra qui. Scusate, ma sto usando dei pennelli non giusti, ma devo lavarli, quindi sono veramente a corto di pennelli, ma non ho proprio voglia. Diciamo che lavare i pennelli, anche se ho tempo, è una cosa che odio fare, veramente la odio. Perché ne ho un po', quindi non ho voglia. Poi vado a prendere un po' di bronzo, sempre con lo stesso pennello. E vado e la piego qui. E vado a coprire il colore del bronzer. Ora cambio pennello. Ne prendo un altro simile a quell'altro. Direi che ci siamo. Poi
Ora vado a prendere sempre un po' di illuminante, questo qua bianco, e lo metto qua sotto, un pochettino, prendo una lampadina, mascara. Poi oggi ho messo su questa maglietta che si vede tra l'altro un po' anche il reggiseno, che ha praticamente, non so quanti anni ha, perché l'ho presa a Lanzarote, aspetta, nel 2012. Lanzarote 2012 di Zara, cioè questa maglietta non so, è graziata, mi sta durando una cifra, ma cioè, mi piace un sacco perché c'è questa immagine del cavallo, perché per chi non lo sapesse, ma penso nessuno, la mia passione è l'equitazione da sempre, cioè da sempre, mi sono sempre piaciuti i cavalli, però no, questo sport l'ho iniziato in seconda media e da lì ad ora. Perché anche ora è la mia passione più grande, cioè a me i cavalli mi fanno stare bene. Cioè io se vedo anche un cavallo in un... cioè vado... c'è un maneggio che può, qua che puoi entrare perché è grande, c'è anche un agriturismo, io c'ho un cavallo, mi avvicino, ci sarei lì ora, cioè proprio, mi rilassa proprio la cosa. E però appunto per vari motivi ho interrotto nel 2013, problemi non miei, però fa niente, questa è un'altra storia. E appunto, questa è la vita. E cosa ci vuoi fare? Comunque, questa maglietta ci sono straaffezionata perché c'è questa faccia del cavallo gigante in bianco e nero, un po' sfocata, mi fa impazzire. E siccome ho fatto il cambio armadi, l'ho ritrovata, l'ho lavata e l'ho messa su. Non so, mi faceva stare bene questa maglietta. Quindi voglio stare bene e quindi l'ho messa. Metto anche un po' sotto perché sapete che è una cosa che amo fare. Voilà! Ora passiamo alle labbra. E sulle labbra vado a mettere la matita. Questa qui è di Kiko, la Waterflower. C'è un'ape. La Waterflower Magic 02 di Kiko e poi la non so parlare. MLBB Liquid Love di Clio. Non so, voglio mettere la matita, ma chiedetemi come si fa. Ah, io ho messo il burro cacao prima. Ah, il Blistex, perché le labbra un po' secche. Giusto perché soffro di secchezza, andiamo a mettere una matita labbra e una Liquid Love, giusto? Anche se sono morbide le tinte di Clio, ma ovviamente. Ma sono capace a mettere una matita? Diciamo che mi piace come trucco. Che bello questo colore. Sono stata bravissima in questa quarantena perché non ho comprato, non ho fatto. Figuriamo se non ci vedo. Aspettate un attimo che mi sistemo la tinta. Sì. Ok, trucco finito. Sono stata bravissima in questa quarantena perché non ho fatto acquisti di make-up, di vestiti. No, vestiti poi veramente mi devo picchiare da sola quando ho in mente di andare da Zara, essere da Zara e voler comprare, perché facendo il cambio armadi mi sono resa conto che ho tante di quelle magliette, tanti di quei pantaloni, tante di quelle gonne che non mi serve, cioè veramente è uno spreco veramente comprare vestiti se si ha, veramente devo tagliarmi la carta di credito. Vabbè, comunque. Io spero che questo video un po' così vi sia piaciuto. Questo è il make-up, è un risultato molto naturale, ma che a me piace tantissimo, molto luminoso. E io spero vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciate un pollice in su. E se non siete ancora iscritti a questo canale, qua sotto trovate il tasto iscriviti. Vi ringrazio, vi mando un bacione. Grazie mille per iscrivervi. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!